Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Protagonista della puntata di oggi è assolutamente la nostra sensibilità. Perché? Perché racconteremo le storie di tanti nostri amici che hanno veramente bisogno di un po' del nostro aiuto. Nella prima parte del nostro appuntamento di questa sera tornerà a trovarci un'associazione di grande valore che abbiamo già conosciuto e che può insieme a noi portare di nuovo un po' di luce nelle vite di tutti quei bambini, tutti quei ragazzi e tutti quegli adulti che vivono nel totale buio. Nella seconda parte invece verrà a trovarci un amico, anzi uno dei nostri migliori amici, peloso, a quattro zampe, un cagnolino, e ci racconterà, sarà l'emblema di tante storie che possono essere molto brutte, ma che possono avere un lieto fine, e anche qui serve tanto tanto il nostro amore. Ma iniziamo subito dedicandoci ad un'associazione che guarda ai tantissimi ragazzi che hanno bisogno di un qualcosa in più per andare avanti. Allora do subito il benvenuto a Luigina Carrella, direttore educativo riabilitativo del centro di Lesmo della Lega del Filo d'Oro. Buonasera e Buonasera, benvenuta, e buonasera. buonasera e benvenuta anche a Nuccia Di Campli, la mamma di Alberto, e lei ci racconterà Buonasera. la sua storia. L'abbiamo già conosciuto, Alberto è un ragazzo fantastico che sta crescendo alla grande grazie anche al suo impegno, alla sua famiglia favolosa, ma anche a un centro, quello dell'Associazione Filo d'Oro, che può veramente cambiare la vita. E per questo iniziamo subito a ricordare chi siete. Siete la Lega del Filo d'Oro, quello che vorrei dire per iniziare è che vi chiamate così perché voi siete un filo preziosissimo che unisce tante persone che sono, potrebbero essere al di là della realtà, le unisce al mondo, alla realtà di tutti i giorni. Certo, E quindi cosa fate? sì, noi siamo un'associazione ONLUS senza scopo di lucro che dal 1964 si occupa dei sordociechi e delle persone pluriminorate psicosensoriali. La Lega del Filo d'Oro aiuta a sentire nel silenzio e a vedere nel buio le persone cieche, sordocieche, con varie problematiche, varie minorazioni, dal ritardo mentale appunto alle disabilità sensoriali, a disabilità motorie e così via, e che sono persone che hanno un insieme di patologie molto gravi e che hanno necessità di una riabilitazione importante, proprio quella che può dare la Lega del Filo d'Oro. Certo, ecco, il vostro aiuto è tanto, ovviamente da soli potete formare degli operatori, potete averli nei Certo. vostri centri, ma insomma non ce la si fa, per cui qui diventiamo noi protagonisti, serviamo veramente molto. Allora io vorrei subito far vedere il vostro spot perché è attiva fino al 24 febbraio, una campagna importantissima. Vediamo subito lo spot. Per quasi tutti i bimbi la vita inizia così, ma se togli la musica, le voci di mamma e papà, il viso di mamma e papà, sai come inizia la vita di un bimbo sordocieco. C'è un solo modo per parlargli, toccarlo. E con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45502 lo aiuterai anche tu a uscire dal buio e dal silenzio. 45502 per la Lega del Filo d'Oro. Ricordati, tocca un bimbo sordocieco con il tuo messaggio. Ecco, allora io vi voglio ripetere, fino al 24 di febbraio si possono donare 2 euro semplicemente con un SMS o fino a 10 euro con una telefonata da rete fissa al 45502. Perché è così importante? Perché io vorrei parlare bene di che cos'è la sordocecità. È un problema veramente grande, perché con un dato che mi avete fornito voi che è allarmante, allora il 95% di quello che noi apprendiamo avviene tramite il senso della vista e dell'udito. Non Certo. averli significa non riuscire a rapportarsi dall'inizio alla realtà. È qualcosa di estremamente invalidante. I ragazzi che arrivano a voi con questa invalidità, come sono? Cosa hanno dentro? Come si rapportano con gli sconosciuti, con queste figure che li amano, ma ancora loro non lo sanno? Certo, ma i casi che noi trattiamo sono diversi, naturalmente da bambini a persone adulte. In particolar modo la nostra sede di Osimo dal 1967 si occupa proprio dell'educazione, dell'assistenza e della riabilitazione delle persone sordocieche e pluriminorate. Il mondo di una persona sordoceca, come diceva lei, per il 95% è esclusa dalla Certo. realtà e quindi è importante lavorare sulle capacità residue, cioè sulle abilità che possono sopperire alla mancanza dei sensi, della vista e dell'udito. Ed è per questo che veramente noi lavoriamo sulla riabilitazione di questi bambini, di questi giovani adulti, di questi adulti, di queste persone anche anziane e andiamo a lavorare proprio per sopperire la mancanza del senso della vista e dell'udito. Benissimo. A brevissimo, fra pochissimo torno a lei, così ci spiega bene Sì. come possiamo essere utili con i nostri messaggi e le nostre telefonate. Verrei però da lei subito, signora Nuccia, perché lei è la mamma di Alberto, un Sì. ragazzo che oggi ha 34 anni, e abbiamo già iniziato a sentire la sua storia. Un ragazzo che è nato prematuro, quindi
quindi sordo-cieco con questo grave... No, Alberto ci sente. Ecco, no, scusi, ho sbagliato, Alberto sì. ci sente, ma non ci vede, anche questo, e non parla, quindi un grave deficit. È arrivato a Osimo all'età di 7 anni e lì è rimasto fino al 2006. Quella che vogliamo raccontare stasera è, abbiamo già raccontato com'è rifiorito questo ragazzo, com'è diventato un ragazzo a tutti gli effetti, che si gode la vita, abbiamo detto che aveva la passione per la musica, sì. per cui un ragazzo veramente allegro, abbiamo detto che si è ritrovato, riscoperto ed è cresciuto ad Osimo, ma che nel 2006 si è trasferito a Lesmo. 2004, quando 2004. Hanno aperto il centro. Ecco. A Lesmo, ovviamente io abito a Monza, 10 km da Monza, è diventato tutto più facile perché lui tornando nella sua regione, noi abbiamo la distanza da Lesmo a Monza, sono 10 km, avevamo la possibilità di vederlo più spesso, di andarlo a trovare, e lui a Osimo, a Lesmo, è come se fosse andato a vivere a casa da solo. Perché a Lesmo vive in un appartamento con altri 3 ragazzi, perché praticamente il sede di Lesmo è fatta di 3 palazzine dove sono gli appartamenti, dove in ogni appartamento vivono 4 ragazzi, perché sono tutti, hanno più di 18 anni, perché la sede di Lesmo è con noi, ma dopo di noi soprattutto. È importante dirlo perché per noi genitori qual è il cruccio maggiore quando abbiamo dei figli disabili? È quando non ci siamo più noi, cosa sarà di loro? E se io oggi sono così serena è perché ho il durante me, ho il dopo di me, ma durante me, con un'associazione che ha preso mio figlio da quando aveva 7 anni, l'ha fatto crescere, siamo cresciuti con lui, abbiamo visto i vari progressi che lui ha fatto, il modo di comunicare, cioè c'è una comunicazione, perché io con Alberto ci parlo, ma poi lui mi deve rispondere, mi deve far capire nel suo modo, ed è veramente, sembrano... Cioè, noi qui abbiamo poco tempo, ma veramente per spiegare quasi 30 anni di Lega del Filo d'Oro, i progressi che ha fatto Alberto, ci vorrebbero veramente 30 anni. Però l'importante è rasserenare le famiglie, ed è una cosa importantissima. È fondamentale. Perché la Lega del Filo d'Oro si occupa non solo della persona sordo-cieca, ma di tutta la sua famiglia. Ecco, questo è fondamentale. Ed è fondamentale che per ogni ragazzo la Lega del Filo d'Oro trovi il suo modo di comunicare. Esatto. Ha detto Alberto non ci vede, non riesce a parlare, ma sente. Allora lui avrà una sua via per spiegarsi, certo. E così gli altri ragazzi che avranno dei deficit un po' diversi. Abbiamo veramente pochi. Io intanto chiederei alla regia di far vedere il cartello col vostro numero verde, che è 45502, il più possibile. L'ultimo minuto io lo voglio dedicare a dove andranno i nostri fondi, per cui tutta l'attività riabilitativa e anche di idroterapia che fanno i ragazzi. Perché è così importante? Ma perché spesso questi ragazzi, oltre al problema della sordocecità, hanno problematiche scheletriche, muscolari, motorie, per cui di fatto la riabilitazione fisica fatta dalla fisioterapia e dell'idroterapia servono proprio per tenerli ancora di più in buona salute, e in alcuni momenti poi può essere anche un momento ludico. Per esempio Alberto ama molto andare in piscina a fare l'idroterapia, poter giocare con l'acqua e in qualche modo anche quasi nuotare, quindi è un'attività importantissima che rientra nel progetto individualizzato che pensiamo per ogni ragazzo, certo, che afferisce al nostro servizio. Ogni ragazzo con voi, con la Lega del Filo d'Oro, può trovare la sua strada, la sua vita, lo voglio ripetere, ci sono tante attività, abbiamo parlato di idroterapia, riabilitazione, fondamentali perché sono un modo per accarezzare questi ragazzi verso la normalità, ma poi ci sono tante attività che facciamo anche noi tutti i giorni, cioè ipoterapia, si va a cavallo, una passione bellissima, si fanno fare gite, si fanno feste, mille cose, l'importante è che i genitori sono di fianco, sono rassicurati e sanno che lasciano i loro figli nelle mani di qualcuno che vuole bene loro tanto quanto voi, ma che aiuterà anche a trovare il loro modo per cresce. Allora io vi ringrazio, vi ripeto il numero per aiutarvi, 45502. Trovate tutte le informazioni sul vostro sito della Lega del Filo d'Oro. Ovviamente se avete domande, non riuscite a farle direttamente a voi, a loro della Lega del Filo d'Oro, potete farle anche direttamente a me scrivendo a programmi@settegold.tv. Voglio dire io rapidamente tutte le vostre sedi, siete a Osimo, a Lesmo, a Modena, a Molfetta, a Termini Imerese, a Roma e Napoli. State aprendo o siete già anche a Roma? No, a Napoli e a Roma abbiamo delle sedi territoriali. Benissimo. Dei servizi territoriali. Poi nelle altre regioni abbiamo delle strutture residenziali come quella di Lesmo, Osimo, eccetera. Benissimo, grazie infinite a lei per averci raccontato il vostro grande, grande lavoro, e grazie a lei per averci portato la sua storia. Non è facile, grazie di cuore, veramente. No, a me fa sempre piacere. È un piacere per me sapere che Alberto sta bene, insomma, come lui e tutti gli altri, sono felici. Grazie. Io ringrazio voi e soprattutto la Lega del Filo d'Oro. Certo, gentile, d'accordo.
accoglierci. D'accordo. Grazie, grazie infinite a tutti. Per oggi il nostro appuntamento non è finito. Stavo dicendo una cosa sbagliatissima. Subito dopo la pubblicità torniamo, parliamo di animaletti, di cagnolini che possono essere felici insieme a noi. A tra poco.